Buonasera a tutti, amici di Betty e Marco. Allora, stasera un dolcetto buonissimo che di solito noi lo mangiamo alle fiere, insomma, dove ci sono le bancarelle. È una cosa veramente semplice. Tu lo adori. Sì, anche perché mi devo consolare, che il Parma ha perso. Io non, no comment, Mi proprio non servono mi. zuccheri. Ma non mi esprimo. Allora, faremo il croccantino di mandorle, un dolcetto semplicissimo. Prendiamo una teglia con carta forno e Ok. andiamo a versare 300 grammi di mandorle. Queste normali sono male. Allora, 300 grammi, le sporgiamo. Forno acceso, Io lo adoro. 100. Andiamo a tostarle 100, 5 minuti, 180 gradi. Forno statico preriscaldato. Io l'ho già acceso. E ne andiamo a mettere al forno. Ok, 5 minuti, 180 gradi. Nel frattempo andiamo a fare il nostro caramello, che è una cosa semplicissima. Allora, Gioia, questo me lo prendo e me lo porto di là. Ah, di là? Sì, dobbiamo fare il nostro caramello. Intanto che si fa. Oh, scusate, è caduto il Ci penso io, limone. amore Scusate. Allora, intanto che si fanno, si tostano al forno le mandorle, prepariamo il mio. caramello. Cos'è questa cosa? Miele. Di? Cos'è questa cosa? Amore mio, ma Miele perché? di? Miele di api! Ah, ok, che ne so io. Allora, ragazzi, per fare il caramello occorrono 300 grammi di Zucchero. zucchero. Ok. Poi andiamo a mettere, scusate, prendo un cucchiaio. Andiamo a mettere un cucchiaio di succo di limone. E lo tagliamo. Quindi nel frattempo stanno tostando le mandorle Assolutamente, 5 minuti le dovete a far tostare. 180 gradi. 180 gradi, forno statico. Accendetelo sempre prima. Aspetta che levo le ossicine. Ok. Che fanno sostanza. Non Amore, non fanno sostanza. Mi dispiace per il tuo Palermo. ti preoccupare, amore mio, ci sono Ok, abituato. un cucchiaio di succo di limone. E intanto accendiamo a fuoco lento. E 40 grammi di miele. Di api. Miele di api. Mi dice Alessia, è il miele di Winnie, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Vabbè. Ok, adesso con tanta pazienza prendiamo un cucchiaio e cominciamo a girare. Ora lo zucchero si scioglierà tutto e si formerà il nostro caramello. Dopodiché tu dovrai fare una cosa, amore mio. Mangiare. Prendere le mandorle dal forno e versarle tutte qui. Oppure girerai tu il caramello. Una delle due cose devi fare, Io amore. qua devo fare riprese. Non ti preoccupare. Vabbè, ti costa mezza tavoletta in più di caramello tostato. Allora, dobbiamo piano piano a fuoco basso far sciogliere tutto lo zucchero. Allora, amici, guardate, già lo zucchero prende un colore e una consistenza diversa. Marroncino. Intanto ho levato dopo 5 minuti le mandorle dal forno, quindi continuiamo, ci vuole un po' di pazienza a far sciogliere lo zucchero che è quasi quasi sciolto e vi faccio vedere come andare avanti. Allora, amici, guardate, lo zucchero si è sciolto e si è formato il caramello. A questo punto cosa si fa? Si prendono le mandorle tostate al forno e si versano all'interno e giriamo. Quindi facciamole amalgamare bene con lo zucchero. Ovviamente me ne scappa una, ma ci sta. Quello che scappa lo mangio Ma la vuoi smettere che questo è il tuo dolce, uno dei tuoi dolcetti io. preferiti? Appunto. E quindi io li faccio per te le cose, non è che. Io mi mangio quello che scappa. Ok. Amalgamiamo bene lo zucchero a tutte le mandorle. Adesso ho preparato, fai vedere amore, un foglio di carta forno sulla tavola di legno. Sì. Ok, qua è pronto. Spegniamo. È ancora caldo, lo andiamo a versare sopra la nostra carta forno. Che meraviglia. Che È un dolcetto meraviglioso questo. Vedi, bontà. una Che mi è scappata. Ok, a squisitezza. questo punto cosa facciamo? Prendiamo Scoppia. un coltello, Scoppiettano. anzi no, mi prendo questa, una palettina, e diamogli una forma rettangolare A me o quadrato. a forma di fetta di Amore, carne. per favore, ma a A forma di fetta di carne me la puoi fare. forma di fetta di carne. Allora, guarda, inquadra, mio amore. Io sto dando una forma quadrata, pressoché quadrata.
Quindi le impostiamo bene. Queste sono quelle che fanno di quando, solito qua a Palermo la troviamo tantissimo. Quando c'è questo, la festa del 2 novembre. Sì, croccantino di mandorle si trova, è un dolcetto che si mangia spesso qua da noi. Come si chiama? Croccantino di mandorla. Ok. Ok. Adesso cosa dobbiamo fare? Lo facciamo intiepidire pochi minuti, non di più. Sì. Pochi minuti e lo andiamo a tagliare e daremo una forma rettangolare al nostro croccantino. Allora amici, una volta che si è intiepidito un poco, che non del tutto raffreddato, andiamo a tagliare, a dare la forma che più ci piace. Quindi io farò tanti rettangoli. Prendo la livella? Non c'è bisogno. Ok. Rettangoli? Sì, rettangoli. Ok. Che meraviglia. È ancora tiepido, eh? Ok. Ok, io farò i rettangoli, anche perché amore, noi lo compriamo così, a forma di rettangolo. Ma il cerchio come fai a farlo? Dovrei prendere no, il goniometro. No, ma questo non si fa, cioè. Il goniometro. Dopodiché io aspetterò del tutto che si raffreddi, eh? Ok, quindi tagliamolo tutto a strisce rettangolari. Esatto. Mi sento tipo alle feste queste patronali. Io sento un profumo meraviglioso. Allora amici, vediamo se si distanziano i pezzi, se si staccano. Questo è piccolino, guardate. Guardate che buono, amore. Devi aspettare, guardate. Ovviamente si può fare a metà. Adesso è, non dico freddissimo, però è già quasi quasi pronto. A me piace tiepido, per esempio. È una meraviglia, io me ne mangio io. Certo, che fai? Lo devi guardare, amore, lo devi mangiare. Ancora non è proprio freddissimo, eh? Guardate che bontà. Che meraviglia, come no? È perché ancora non è freddissimo, amore. È caldo? Sì. Questo lo facciamo a metà, che è troppo grosso, eh? Guardate che buono. A questo punto lo tagliamo, lo dividiamo tutto e lo tagliamo in due. Oh, delizioso. Buono, buono. Allora amici, l'abbiamo tagliato. Guardate anche sotto com'è venuto buono. Io ne ho già mangiato un pezzo, Marco 15. Ma adesso la sera ci passerà a mangiare. Io lo adoro. Sì, è molto buono. È un dolcetto buono fatto di mandorle, zucchero, miele. Però ragazzi, avete visto la semplicità. Proprio semplice semplice. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta. Se vi è piaciuta la fate, ci mandate le vostre foto e grazie. Un grazie a tutti, indistintamente siete meravigliosi. Noi ci vediamo domani con le ricette di Betty e Marco. Giustizia per Bea. Ciao amici, lui intanto mangia. Ciao. Buona cena.